La Chiesa nelle Filippine è chiamata a riconoscere e a combattere le cause della disuguaglianza e dell'ingiustizia, a vivere una vita integra, a creare circoli di onestà. Nel quinto centenario dell'evangelizzazione del paese asiatico, Papa Francesco ha celebrato la Santa Messa nella Cattedrale di Manila, incoraggiando i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose, i seminaristi a costruire ponti e a preparare valide vie per il Vangelo. In un mondo malato, la prima missione degli ambasciatori di Cristo è dunque diffondere il potere della croce, l'amore di Dio, soprattutto fra quanti sono scoraggiati e appesantiti dalla povertà e dalla corruzione, da un futuro apparentemente senza speranza. Il Pontefice, davanti a oltre 2000 fedeli, commossi ed entusiasti per questo incontro unico, ha riconosciuto che sono tante le tentazioni del mondo, ma contro i meschini compromessi e la mondanità spirituale ha chiesto di essere sempre vicini al Figlio di Dio, soprattutto con la preghiera. Solo diventando noi stessi poveri, ha concluso Papa Bergoglio nell'omelia, eliminando il nostro autocompiacimento, potremmo identificarci con gli ultimi. Vedremo le cose sotto una luce nuova e risponderemo con onestà e integrità alla sfida di annunciare il Vangelo in una società abituata all'esclusione, alla polarizzazione e alla scandalosa disuguaglianza.